Ci stiamo, Sammy? Yeah. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giovedì Mosco a Vita. Abbiamo pensato oggi di farvi un full day of eating, quindi iniziamo subito da stamattina e per tutta la giornata vi facciamo vedere quello che mangiamo. Ancora non so se vogliamo fare un'edizione alla spagnola. Sammy, che pensi? Secondo me sì, ci sarebbe. Quindi proveremo a scegliere degli alimenti che sono tipici spagnoli e vi faccio vedere come rientrano nelle mie calorie e nei miei macro. In questo momento sono in una fase di mantenimento, quindi non sto attento ai carboidrati e ai grassi che mangio, sto attento a colpire le proteine, voglio colpire almeno 150 grammi di proteine e voglio stare con le calorie intorno ai 2.500-3.000 calorie, che è mantenimento anche perché quando siamo qua a Barcellona siamo a camminare veramente un sacco, vero Se? Troppo. Quindi iniziamo subito, ho fatto il digiuno intermittente stamattina per 3 ore, adesso è l'ora di mangiare, andiamo a El Fornet che è una panetteria tipica di Barcellona, let's go! Io penso che mi prendo un panino al prosciutto. Ti sembra? Sembri? Boh. C'è stato un sacco di roba. Guarda che roba. Posso cascare tutto. Rolling. Allora siamo qua a El Fornet, mi sono preso un flauto iberico, faglio vedere un pochino, questo è un panino con del loro prosciutto locale e un po' di pan con tomate, quindi ci spalmano sopra un po' di pomodoro. Questo penso che saranno 50-60 grammi di pane e saranno sì 40-50 grammi di questo prosciutto e veramente il pomodoro nemmeno lo conto. Metterò dentro in Mine and Diary questo panino qua e qua mi sono fatto un caffè con leche, quindi caffè e latte, però con latte scremato, ho dovuto chiedere, e ci aggiungo un pacchettino di dolce piccante per risparmiare le calorie. Sammy completamente il contrario di me. Ci si è preso 2 di questi croissant e poi ci è andato con latte Deca, sì, però latte intero, sì, e ci hai aggiunto una bustina di zucchero. Yes. Ok, vedete qua io che sto più o meno attento perché sennò vado troppo oltre le mie calorie, invece Sammy che deve proprio vulcare, ne mangia tantissime e questa è la differenza tra le colazioni. Com'è Sammy? Buonissimo. Prima pasta buono, sempre. C'è sempre fame la mattina? Sì, adesso sì, di solito no, però adesso che stiamo mangiando la mattina, o almeno io sto mangiando la mattina, sì. E poi te, io faccio il digiuno intermittente, ma te di solito no? No. Perché se no non riuscissi a prendere calorie? Di solito se no non colpisco le 3.000 calorie, che sono il minimo per me. Ah, e ragazzi, se volete questa canotta, è praticamente la maglietta performance di Muscoli e Vita, ma tagliata. Avevo fatto anche un video a riguardo. Sì, questa l'ho tagliata un po' troppo corta, però si può fare assolutamente. Quindi se ne volete prendere una, tutto sul sito. Yes. Gigetto ieri è andato in palestra a fare i gambe, io no. Ragazzi, come te senti? Mi fanno male, lo so che loro dicono c'ha le gambe piccole. Beh, direi ragazzi, hanno ragione, cazzo. Vabbè, però sono migliorate dall'anno scorso. Come no? Basta che ci credi. Ma no, quello che volevo dire è che ho fatto ieri, mi sembra 6 o 7 set di leg press e oggi cazzo mi fanno male. Però oggi dobbiamo andare ad allenare push forza, quindi dalle 4 alle 6 ripetizioni su panca aliana. Quello sarà tosta ragazzi, vediamo, vediamo, speriamo bene. Dai. Andiamo. Bella sta palestra, sì, è vuotissima, guarda un po'. Di solito è pienissima, eh? Sì, comunque è bella piena, oggi sembra vuota, ottimo, magari riusciamo a fare un ottimo workout che da un po' che non facciamo. E che altro volevo dire? Niente, push day di forza, panca piana come primo esercizio, proviamo a fare overhead press come secondo in cui andiamo pesante e poi ci divertiamo un po' più con degli esercizi di isolamento. Dai. Vedere
Beh. Mappa, che bomba! Donne, Giulietta è single. Grosso? Direi grossissimo. Appena finito la palestra, ragazzi, oggi è andato una bomba all'allenamento, mi è piaciuto un sacco. Era vuota la palestra e quando è vuota, non so, c'è quell'aria di tutti che si sforzano di più, sono tutti più focalizzati, mi piace tantissimo. Comunque, pensavamo di prenderci un protein shake proprio qua dentro la palestra, sempre se riesce a fargli vedere il posto. È vuoto. È chiuso purtroppo, quindi dobbiamo pensare a qualcos'altro per il full day of eating. Penso che cerchiamo un posto spagnolo per mangiare un po' di tapas? Sì. Sì? Perché no? Let's go. Che palle. Beat life, no? Serve? Stiamo nelle scale mobili. No, le palle. Noi dobbiamo andare a piedi. Che palle. Ci mancherebbe. Questa è la merda che succede quando sei amico con un personal coach. Una donna. Dopo due ore di palestra. Solo 5 piani. Vlog in the vlog. Vlog in the vlog. Sammy, siamo senza idee, anzi siamo abbastanza lazy come direbbero gli inglesi, e abbiamo deciso di andare da Panino Silvestre, che ci siamo andati una settimana fa, era buonissimo. Yes. Fanno, sono quelli delle piadine, però fanno anche probabilmente delle tapas, delle insalate, un po' di carne. Abbiamo pensato, facciamo le tapas stasera a casa, così che non spendiamo troppi soldi adesso che siamo fuori. Però prima passo post workout, andiamo dal Piadinaro e vediamo un po' che troviamo. Ok ragazzi, ci è appena arrivato da mangiare qua al Panino Silvestre, vi faccio vedere subito. Sammy sta già azzannando la sua piadina. Lui si è preso due piadine iberiche, questa anche è sua, però me l'hanno data a me, ma te la ripasso a te. Yeah. E io invece mi sono preso un'insalata, dovrebbe esserci del pollo, dell'insalata verde, un po' di parmigiano, dei pomodori e un po' di avocado qua sopra. Guardate che bomba, sembra veramente buona, la mangio.
e poi faccio una stima dei macronutrienti. Potrebbe non essere 100% accurato perché non so i pesi di ogni cibo, però farò una stima, ho abbastanza esperienza facendo da 2-3 anni. Quindi se voi vi preparate per un mese, contate tutto assiduamente, poi vedete che è una cosa, è un investimento che poi potete utilizzare negli anni, prossimi anni, perché avete un'esperienza col contare, sapete le calorie, eccetera, eccetera. Ora mi mangio questo, calorie e macronutrienti sullo schermo in questo momento. Ci vediamo. Bene. Raga, ho fatto una story col telefono di Sammy, adesso stiamo ricevendo tutte le vostre risposte, ma siete proprio dei grandi, ascolta questo. Ciao Sammy, sei un grande, anche tu Giulio. A bomba! Raga, grazie mille, cioè, a me mi rendete felicissimo. Sì, questa. Bella! Bella! Oh my god, what is this? Holy. Allora ragazzi, ho fatto su qua, lo sto facendo sulle tapas, perché abbiamo deciso con Sammy di mangiare a casa, però devo ancora colpire le proteine, quindi ho fatto 300 grammi di questa carne rossa. Buono. E non vi preoccupate, se non sapete i macro, vi state chiedendo come faccio, semplicemente leggo qua, non so se io riesco a far vedere, per 100 grammi sono 5 grassi e 22 proteine, e io mi faccio 200 grammi, quindi saranno 44 grammi di proteine. Questa qua invece è per Sammy che sta cucinando là. Poi un'altra cosa tipica spagnola è questa tortilla di patate. Questa però è bella grassa, quindi Sammy, questa è per te, perché il totale lì sono 200 grammi, però per metà sono 20 grammi di grassi, quindi tutto questo sono 40 grammi di grassi, una bomba, e 20 grammi di carboidrati, 10 grammi di proteine. Quindi io me ne farò veramente solo uno spicchio, che non voglio andare troppo oltre i macros. Poi ciò qua c'abbiamo un'insalata un po' così fatta un po', con del pomodoro e dell'insalata verde. Poi invece qua stavo preparando proprio adesso queste bruschette, questo pan con tomate spagnolo. Praticamente prendi il pane o la bruschetta, ci fai così sopra il pomodoro, ce lo passi sopra, e praticamente ci metti sopra del sale se poi vuoi, un pochino di olio, e hai fatto così. Io sono ancora in preparazione, ma questa è più o meno la cena di stasera. Allora, sto controllando i macro di fine giornata, sono arrivato solamente a 1600 calorie, quindi vi faccio ancora un ultimo pasto. Come sapete, l'ultimo pasto è quello in cui recupero tutto quello che non ho recuperato durante la giornata. Mi mancano ancora un 30-40 grammi di proteine e soprattutto mi mancano i micronutrienti dalla frutta e mi manca un po' di calcio, perché non ho mangiato nient'altro che come latticino, solamente quel po' di parmigiano sull'insalata. Quindi ultimo pasto della giornata, cioè il mio protein cookie che uso apposta in queste evenienze. Questo è il flavor Rocky Road Flavor, e My Protein dal 9 al 10 luglio fa un sacco di sconti, il 50%. Metto qua adesso il codice sconto, se lo volete utilizzare vi consiglio di prendere le cose adesso. Questa ha 40 grammi di proteine, è veramente uno snack super consigliato, super utile. Ho qua poi 200 grammi di melone, questo è il melone verde buonissimo, una pesca e una banana. Questo mi darà dei carboidrati ma soprattutto dei micronutrienti, quindi se includete un po' di frutti diversi avrete sia i carboidrati che i micronutrienti un pochino diversi. Ultima cosa che lì non vi ho ancora fatto vedere è, sono passato per il supermercato, mi sono preso questi yogurt proteici alla fragola, questi hanno il doppio di proteine e ogni vasetto ha 10 grammi di proteine, ma io non lo prendo in questo momento per le proteine, lo prendo e così almeno ho preso un pochino di calcio oggi, quindi questo lo aggiungo qua. E quindi questo sarà l'ultimo pasto della giornata, lo so, un po' messo tutto insieme, ma se mi seguite sapete che io faccio così. Per quelli che chiedono, ah ok, quante calorie è? Totale giornaliero sullo schermo in questo momento proprio accanto a me. Cosa faccio in questo momento? Sto in mantenimento, sto qua a Barcellona, sto ascoltando il mio corpo, si chiama Intuitive Eating. Praticamente quando sto a mantenimento sto imparando una nuova maniera di mangiare, quindi è più ancora flessibile della dieta flessibile, si chiama Intuitive Eating, e praticamente non conti i macronutrienti, non conti le calorie, ma solamente ascolti il tuo corpo. Quindi se pensi che hai fame, mangi, se non hai fame non mangi. Però questo ovviamente viene con l'esperienza, perché se voi siete un pochino più sul grasso e pensate ah adesso ascolto il mio corpo, e mangiate di più di quanto non dovreste, quindi dovete veramente essere
in tune, dovete essere allineati col vostro corpo, capire quando è veramente il corpo che ha fame e non la mente che vuole qualcosa da fare, perché siete, che ne so, non avete niente da fare, quindi pensate al cibo. Quindi si chiama intuitive eating e lo faccio a mantenimento. Comunque sto imparando, quindi per questo motivo anche oggi ho contato calorie e macro, solo per essere sicuro più o meno di capire come sto. Però ad esempio io pensavo oggi di colpire tra le 2.5 e le 3.000 calorie, invece sto un pochino sotto le 2.500. Cosa sto facendo? Sto ascoltando il mio corpo, fa caldo, sto sudando già, non voglio mangiare così tanto. Quindi ieri ad esempio abbiamo mangiato oltre 2.500 e anche penso oltre 3.000 calorie, che abbiamo fatto la pasta, mi sono fatto dei crostini con mia sorella, abbiamo mangiato tanto. Quindi oggi personalmente non ho così tanta fame e ascolto il mio corpo, perché dovete capire che non sono proprio le calorie giornaliere a cambiare tutto, sono le calorie settimanali. Quindi se voi un giorno ad esempio mangiate un pochino di più, potete rifarlo ovviamente il giorno dopo mangiando di meno, e capite in che senso, potete utilizzare i 2-3 giorni per bilanciare il tutto. Ovviamente non lo consiglio sempre, perché è meglio avere una struttura di piani, di passi, se volete ottenere l'obiettivo. Ma se state in mantenimento e l'obiettivo è né diventare più grossi né bruciare più grassi, ma stare come siete, potete provare questo approccio. Detto questo, io la concludo qua. Voglio ringraziarvi tantissimo di tutto il supporto negli ultimi video. Lo so, i views stanno scendendo, ma è abbastanza ovvio con i daily vlogs che rimane solamente proprio la folla di gente che veramente, come dire, i fan assidui di Muscolo a Vita. Quindi io veramente, se è voi che state guardando adesso, vi ringrazio di cuore, non sapete che bellezza che è. Se avete perso dei video, andate a lasciarci like su tutti quelli di prima, ve lo chiedo veramente per favore. E niente, vi ringrazio ancora a tutti, spero vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo video. Bye.